La valle delle rose selvatiche. Il piccolo mondo in cui noi coloni abbiamo vissuto. Il mondo in cui abbiamo badato agli animali, dissodato i campi e affrontato i lunghi, rigidi inverni. Non è stata una vita facile. Eppure le nostre donne non hanno mai dimenticato l'importanza dell'amore e quanto alto sia il prezzo che talvolta impone di pagare. Senza l'amore, la natura ci apparirebbe notte e deserto e la vita morte. Quella morte che per molti di noi fu in quei terribili mesi una compagna insonne. Talvolta persino la fede di padre Lucas sembrava vacillare di fronte alle tante giovani vite che si spegnevano vittime del vaiolo. Amen. 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 In un anno 13 morti per il vaiolo. Davvero troppi. Eppure nuovi coloni continuavano a percorrere le piste fra i monti che portavano alla nostra valle, pieni di speranze in una vita migliore. Ancora un paio di miglia e siamo arrivati. Valle delle rose selvatiche. Che nome romantico. Sarebbe piaciuto anche alla mamma. Sì, è vero, Alice. Sono sicuro che ci troveremo molto bene nella tua romantica valle. Svegliati, pigrone! Ehi! Qualche volta viaggiava con loro solo la speranza di trattenere nel cuore quella pace conquistata a caro prezzo. Come nel caso di Louise Fulham, il cui primo incontro con il dottor Gears fu tanto inaspettato e improvviso da mandare completamente all'aria la sua vita. Attento! Papà, attento! Tu pensa al ragazzo. Ma è impazzito. Dove credeva di essere? Alle corse, per caso? Se c'era qualcuno che andava a folle velocità, quella era lei. Qui non passa mai nessuno. Soprattutto a quest'ora. Scusi tanto. Vuol dire che la prossima volta che verrò in questa splendida valle arriverò di sera. O preferisce forse di mattina, signorina... Signorina? Signora, Louise Fulham. È tutto intero. Alice, posso presentarti la signora Louise Fulham? Una donna che se non si vuole rischiare la vita sarebbe meglio non incontrare mai in curva. Signora Fulham, questa è mia figlia, Alice. A tuo padre piacciono le ricostruzioni fantasiose, te ne sarai accorta, vero? Benvenuta nella nostra valle. Grazie. Il giovanotto che non ti toglie gli occhi di dosso è Jonas, il mio stalliere, nonché scudiero senza macchia. Bene. E lei chi è? Ah, mi scusi. Mi chiamo Greg Gears. Sì, dato che con questo calesse non farebbe molta strada, mi permetta di accompagnarla a destinazione. Un gentiluomo. Al suo servizio. Cosa la porta nella nostra bella valle? A lei piaceva il nome. A me la zona. Vicina alle montagne rocciose, ma non lontana dalle piste della pianura. Ampi spazi dove far vagare sguardo e pensieri. E così, fra tante possibilità, abbiamo optato per questa. A proposito, sono il sostituto del dottor Meyers. Lei è il nuovo medico che aspettiamo da settimane. Non
dia la colpa a me anche di questo. È il governatore che ha ritardato il mio arrivo. Inizialmente voleva affidare l'incarico al nipote. Padre Lucas sarà contento. Aveva quasi perso le speranze. Indovini un po' chi le porto, padre? Veramente a me sembra che sia questo baldo giovane a portare lei. Ah, c'è stato un piccolo malinteso su chi dovesse imboccare per primo la curva, a che ora e a quale velocità. È il nostro nuovo medico, il dottor Gears. E sua figlia Alice. Buongiorno. Ciao, piccola. Sono davvero contento. Anch'io. A quanto vedo ha già conosciuto il mio braccio destro e l'anima della nostra comunità. Non solo è un'assidua parrocchiana, ma è lei che si occupa di mandare avanti la scuola domenicale. Vede questo splendido esemplare di macchina per cucire? È un suo dono per una famiglia indigente. Al fiume, poco prima delle rapide, c'è stato un incidente. Si è ferito un operaio della segheria. Sta morendo dissanguato. Vado a prendere una barella. È arrivato giusto in tempo. Mostri al dottor Gears la strada. Sì, certo. No, 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 prendete il mio calesso. Ehi! Ecco qui, dottore. Vedrà che il dottore la rimette in piedi. Mi serve qualcosa per fasciarlo. Voltatevi. Su, avanti. Dottor Gibbs. Grazie. È ingegnosa. Sembra pratica di queste cose. Esattamente come la immaginavo. Sì, davvero? Queste cose mio padre le ripara in un lampo. Ma no, guardi! Rose selvatiche. Proprio come dice il nome. La Valle delle Rose Selvatiche. Lei è nato qui, padre Lucas? Nato e cresciuto qua, sì. Mi sono allontanato solo il periodo in cui sono stato in seminario. E poi è subito tornato? Già. Non le posso dare torto. Perdona la mia curiosità, Alice, ma tu e tuo padre siete venuti qui da soli? La mamma purtroppo è morta 5 anni fa. E le ammiratrici di mio padre o non piacevano a lui o a me. Tanto valeva trasferirci. Certo, mi sembra giusto. Vero, eh? Un calesse rovesciato, una gamba ferita e tutto prima ancora di aver aperto l'ambulatorio. Beh, non c'è male come inizio. Mi racconti qualcosa di lei? Cosa vuole sapere? Tutto. Presto detto. Sono nata e cresciuta in India. Mio padre era militare e mia madre missionaria. Più tardi sono andata in Inghilterra. Mi sono sposata e ho avuto una figlia, Kimberly. Avrebbe più o meno l'età di Alice. Mi dispiace. È successo tanto tempo fa. 8 anni. E suo marito? David è annegato con lei. Hanno lasciato un grande vuoto. Lei non è solo un buon medico, sa anche ascoltare. Beh, è facile quando la compagnia è affascinante.
Sa, l'ammiro per come ha reagito ai colpi del destino. Dopo una tale perdita, nemmeno un uomo riprenderebbe così il controllo della propria vita. Londra era un incubo senza di loro. Ogni sua strada, ogni pietra, tutto me li ricordava. Anch'io, dopo la morte di Marian, ho venduto tutto e mi sono trasferito con Alice a Boston. E ora è qui da noi, dottore. Lei è un'anima che non trova pace? No. Amo semplicemente le sfide. E il Canada è l'ultima frontiera che offre l'America del Nord. L'ultima occasione per un uomo di fare la storia. Sono proprio curiosa di leggere quella che scriverà qui da noi. Forse la sorprenderà, ma ho già in mente qualcosa. Sì? La sua casa. Benvenuto. Beh, ha bisogno di qualche piccola riparazione. È uguale a quella delle fiabe. E queste sciocchezze le ripari in un battibaleno. Sì. Vieni, te la mostro. Gli ha salvato la vita. Sarebbe morto dissanguato. Siamo rimasti tutti colpiti dal suo curriculum. Pare che non sia solo un eccellente medico, ma che stia anche portando avanti alcune ricerche davvero innovative. Questa la voglio per me. Da qui si vedono le montagne. Sono le montagne rocciose, vero? Sì, proprio loro. Ce l'abbiamo fatta, papà. Finalmente siamo a casa. Signora Fulham. Guardi, Violet, la macchina per cucire che le avevamo promesso. Non dovevate. Tanto disturbo per me. Si figuri, quale disturbo? Per nessuno mi darei più volentieri da fare. Ma lo sente il nostro parroco? Se vuole le posso insegnare a usarla. No, la conosco. Mia madre ne aveva una identica. Solo è meglio che Daniel non lo venga a sapere. Si vergogna di aver bisogno dell'aiuto di qualcuno. La nascondo nel fienile. Aspetti, le diamo una mano. Signora Fulham, il governatore l'aspetta. Buonasera, Elizabeth. Come sta sua madre? Le ho fatto gli impacchi alle gambe con le erbe che mi ha portato lei e adesso sta molto meglio. Louise, non immagina quanto mi renda felice. È un onore averla qui. È un onore per me, Martin. È un piacere. Spero che le piacciano i medaglioni di maiale in crosta alle erbe. Il suo impagabile cuoco saprebbe rendere squisita anche una rapa. Anche se talvolta per i miei gusti esagero un po' con le salse. Prego. Grazie. Una coppa di champagne, mia cara? Come sempre mi vizia troppo. Mai quanto vorrei fare, se solo lei me lo permettesse. Non eravamo d'accordo di non toccare più questo argomento? Perdoni il mio ottuso cuore che si ostina a battere per lei. Oggi è arrivato il dottor Gears. Allora, come le è parso? Dà l'impressione di essere competente. Ho già avuto occasione di vederlo al lavoro. Spero che suo nipote abbia trovato un altro incarico. L'unica persona che spasimava perché Ted venisse qui come medico era mia sorella. Lei non può sapere quanto sia difficile negare un piacere a una sorella maggiore. Dovrebbe farsi vedere dal dottore. Mi scusi se mi permetto di interromperla.
Ma non sprecherò una stupenda serata con una donna tanto affascinante parlando dei miei problemi di salute. A lei, mia cara, e anche se non lo trova opportuno, ha un futuro che ci possa regalare ancora tante serate insieme. Buonanotte, signora Fulham. Che si possa guardare la luna insieme un giorno. Salve. Stavo per venire da lei in città. Buongiorno, Louise. Mi scusi per l'ora, ma è una cosa importante. Si tratta di Violet. È venuta stamattina in chiesa. Alla messa mattutina? Già, era piena di lividi in viso e non alzava il braccio. Vado da lei, era una richiesta d'aiuto. La pioggia ha di nuovo rovinato il raccolto. La mucca non dà più latte da giorni e lui si sente vittima di una sorte funesta. E quindi si sfoga picchiando lei e i bambini? Non era così prima che l'incendio gli portasse via la bottega da falegname e lui cominciasse a bere. Era un brav'uomo, lo sa. Da quel giorno sembra quasi che il destino si sia accanito contro di noi. Ma Daniel non ha l'animo cattivo. Non sempre possiamo sapere qual è il confine tra buono e cattivo. Violet, se dovesse azzardarsi a rimettere le mani addosso a lei o ai bambini, non importa come è stato il raccolto o se la mucca non dà il latte, lei prenda le sue cose e corra immediatamente da me. Se non lo fa, giuro che vengo qui e la porto via anche a costo di trascinarla con la forza. Non lo faccia, signora Fulham. Perderebbe il lume della ragione. Farebbe del male anche a lei. Ce l'ha con tutte le donne ultimamente. Se c'è una cosa che questa valle mi ha insegnato è che non c'è niente di peggio di un cuore pavido. Non mi spaventano né gli orsi né le bufere di neve. Figuriamoci un uomo che sa prendersela solo con le donne e i bambini. Buongiorno, padre. Buongiorno. Sto cercando il mio ambulatorio. Eccolo là. Ma non si aspetti un granché. Il dottor Meyers ormai da anni non ci investiva più neanche un centesimo. Ma la cosa non mi preoccupa. A me basta avere un tavolo e il mio stetoscopio. A quanto vedo i pazienti non le mancano. L'operaio della segheria deve averle fatto pubblicità. Bene. Buongiorno. Buongiorno. Sono il dottor Gears. Sono contento che siate venuti così numerosi. Vi ringrazio per la fiducia, ma oggi temo di non poter ricevere nessuno tranne le emergenze. Vi assicuro che da domani potrete contare su di me a qualsiasi ora, giorno e notte. Prego. Ora capisco che cosa intendeva. Già. Secondo lei, qui nella valle, quali sono le principali cause di morte? Beh, continuiamo ad avere una mortalità infantile molto alta. Le donne che muoiono di parto non accennano a diminuire. Poi un certo numero di incidenti. E epidemie? Epidemie? Il vaiolo, naturalmente. Ieri è morto l'ennesimo bambino. Io ho una speranza. Un sogno. Ma senza fondi e una seria politica sanitaria sarà impossibile che si realizzi. Vorrei comprare una casa, trasformarla in un centro per vaccinazioni.
e invitare la comunità a presentarsi per essere vaccinata gratuitamente. Ho già sentito di progetti analoghi. In questa valle? Ci sono stati dei tentativi, ma diciamo che non hanno avuto seguito. Ora tutto questo cambierà. Vuoi una mano? Ci provo, ma non ci riesco. Sono proprio un incapace. Non è così facile come sembra. Allora, prima cali il secchio tenendo forte la corda. Così, lo inclini un po' e aspetti che si riempia. Voilà! Prova tu ora. Non si tratta solo del secchio. Non so fare niente, né lavare né cucinare. Neanche loro mangiano quello che preparo. La mamma è morta prima di potermi insegnare tutte queste cose. Non mi ha mai chiesto di aiutarla in casa. Preferiva che io andassi a scuola e studiassi. Pensava di avere tutto il tempo per insegnarmele. Se vuoi, te le posso insegnare io. La tua mamma aveva ragione. Le ragazze non devono imparare solo a cucinare, pulire e fare il bucato. Capito? Tira su un po' d'acqua, così ci facciamo un tè. Che cosa hai dato ai polli? Dal viaggio era avanzata carne secca e salsicce. Hai visto? Cosa ho fatto al collo? Un movimento sbagliato, giovedì scorso. Si tolga il cappello e si sieda là. Su. Qui? Sì. Anche la giacca? Sì. Ora si rilassi, stia morbido. Va meglio? Dirò a tutti quanto è stato bravo. È vaccinato contro il vaiolo? Da piccolo in Inghilterra, prima di emigrare. E i suoi figli? No, non lo fa nessuno qui. L'anno scorso si è fermato in città una specie di medico itinerante. Aveva l'attrezzatura per vaccinare, ma la Fulham l'ha mandato all'inferno. La signora Fulham? Sì. Grazie di nuovo. Bentornata, signora Fulham. Che giornata. Sono stata dai Brown al mulino. È appena morto il nonno. Avvisa McIntosh che serve un'altra bara. Mm-hmm. Buonanotte. Ficcanaso d'una donna, ci lasci in pace, altrimenti le torcerò quel suo stramaledetto collo. Io non sono Violet, non ho paura di lei. Non immagina neanche quello che le succederà se alza ancora un dito su Violet. La prossima volta non se la caverà così a buon mercato.
Buongiorno, signora Fulham. Buongiorno, Louise. Ciao, Alice. Come ti accorgerai, mai mettermi una pulce nell'orecchio. Di che pulce sta parlando? Ieri non c'era qualcuno che si lamentava di non saper cucinare? Con un po' di buona volontà, prima del tramonto sarai in grado di preparare un pasto decente e una torta come si deve. Grazie. Intanto prendo l'acqua. È molto gentile da parte sua insegnare ad Alice a cucinare. Io ci ho provato, ma purtroppo ci sono cose in cui non posso sostituire sua madre. Ed è inutile provarci. Ci sono vuoti che non si possono riempire. Però può aiutarla a diventare donna e... se è d'accordo, prendermi cura di lei potrebbe in parte riempire il mio. No, lasci. Mi hanno raccontato che lei ha mandato via un medico che voleva vaccinare gli abitanti della valle. E mi comporterò nello stesso modo con chiunque voglia usarci come delle cavie. La vaccinazione ha superato la fase sperimentale da tempo. E allora perché ogni anno fanno morire migliaia di persone? Forse perché vengono fatte da ciarlatani o il siero non è preparato correttamente. Esiste sempre l'errore umano. Senza vaccinazioni, le epidemie decimerebbero il paese. Louise, la prego. Mi aiuti a trovare dei volontari e io le prometto che nel giro di un anno il tasso di mortalità sarà dimezzato. Non qui. Non con noi. Ma... Louise non voleva e non poteva aiutare il bel dottore a realizzare il suo sogno. Avrebbe dovuto affrontare il passato e questo era ancora troppo doloroso per lei. Buonanotte, angelo mio. La mamma ti vuole tanto bene. Chiede di lei. Il governatore? Ho i pazienti che aspettano. È malato e vuole vederla. Vada pure, dottore. Il governatore qui è una persona molto importante. Non lo si fa aspettare e nessuno di noi morirà, se ci va. Almeno per un po'. D'accordo, per una volta farò un'eccezione. Ma che sia ben chiaro, governatore o no, per me i pazienti sono tutti uguali. Sì, avanti. Il dottore, signore. Buongiorno. Avrei gradito vedere mio nipote al suo posto, dottor Gears. Immagino che lo sappia. Ma chiaramente il suo brillante curriculum deve aver fatto colpo sui notabili locali. Non tutto nella vita è politica. Senza nulla togliere a suo nipote, immagino che i suoi titoli non fossero all'altezza dei miei. È la pressione alta che le dà l'emicrania. Come fa a sapere che l'ho chiamata per questo? Evidentemente i notabili locali hanno saputo scegliere bene, no? Louise, la signora Fulham, mi aveva accennato della sua competenza, ma non mi aveva detto che fosse così giovane e attraente. Mi chiedo perché. Non avrete gli stessi gusti. Ecco, ne lasci cadere qualche goccia su un panno e lo appoggi sulla nuca. Poi lo usi per massaggiare fronte e tempie. Permette? Lei passa troppo tempo alla scrivania e si muove poco. Niente alcol, niente tabacco. Per una settimana niente cibi grassi e una passeggiata almeno una volta al giorno. Certo, i suoi attacchi di emicrania non cesseranno, ma si sentirà molto meglio.
Lei mi piace, dottor Gears. Non si lascia intimorire dai titoli o dal potere. Se dovesse servirle il mio aiuto, chieda pure. Vorrei introdurre l'uso di polivaccini contro le epidemie più frequenti. Secondo il modello europeo, tutti dovrebbero farsi vaccinare, i bambini, gli anziani e anche gli adulti. Se trovassi un paio di volontari e i soldi occorrenti per aprire un centro, potrei iniziare. Ma casa mia, con quel tetto, sarà una fortuna se quest'inverno non dormiremo nella neve. Se lei mi avesse chiesto un ospedale, non avrei avuto problemi. Però in questo caso mi è purtroppo impossibile venirle incontro. Ma un centro vaccinazioni richiede uno stanziamento molto minore rispetto... Non è una questione di soldi, caro dottore, mi creda. Così facendo mi alienerei qualcosa che mi sta personalmente molto a cuore e che non posso rischiare per lei. Perdoni se l'ho fatta attendere, ma ho dovuto aspettare che Daniel uscisse. È andato nel bosco a tagliare un po' di legna. Ho la stoffa nella borsa della sella. Per la signora Pryor basta che il vestito sia pronto per la fine di questa settimana. Comincerò non appena Daniel si addormenta. Non deve accorgersene, è così orgoglioso. Ecco, la stoffa. E qui c'è anche un piccolo anticipo. Mi vuole ingannare, signora. Sono suoi questi soldi. Ma stavolta li prenderò. Ai ragazzi servono scarpe nuove. Vado, non mi piace lasciarli soli. Non si preoccupi. Che il Signore vegli su di voi. E tu come sei finito qua dentro? Buono. Aspetti, aspetti, l'aiuto io. Mi può lasciare adesso? Peccato. Mi aspettano alla scuola domenicale, dottor Gears. L'accompagno, allora. Stavo scendendo in paese a sistemare l'ambulatorio, signora Fulham. Buono. Non mi scuserò del bacio. Una sincera richiesta di perdono credo che debba nascere da un sincero pentimento. Se le tenga pure le sue scuse, tanto non le avrei accettate. È stato stupendo. Arrivederla, dottor Gears, e buona domenica. Grazie, anche a lei. Non vogliamo provare a passare a Greg e Louise? Andate. Buona domenica, Louise. Ciao, Alice. Quello non era mio padre? Sì. Sono contenta che tu abbia deciso di frequentare la scuola. Spero ti piacciano le mie lezioni. Di sicuro. Ciao. Alice! Jonas, che onore averti nella nostra scuola domenicale. I testi avranno più di 50 anni. Dottor Gears! Dottor Gears, venga! Il fabbro è appena svenuto. Eccomi, arrivo. Dottore! Dottore, corra! Presto! Venga, è ancora lì per terra! Gli ha portato il pranzo, come tutti i giorni. Quando si è alzato per tornare al lavoro, ha fatto due passi ed è crollato. Lei è la moglie? No, io sono Abby, la figlia.
dispiace, Abby. È morto. Ti rivedrò. Perché no? È la prima volta che mi diverte la scuola di domenica. Bene. A Boston era veramente noiosa. Vuole venire a pranzo da noi? Così mi mostra come si prepara un arrosto e dopo lo mangiamo insieme. Prima sarebbe meglio chiederlo a tuo padre, non credi? Ma lei gli piace. Lo so, lo vedo da come la guarda. È morto Alex, il fabbro. Hanno bisogno di lei, perché il dottore non vuole lasciare sola Abby. Bene. L'arrosto lo cuciniamo un'altra volta, d'accordo? Accoglilo, signore. Com'è possibile? Solo ieri mi diceva di sentirsi forte come un toro e adesso è... È in un mondo migliore, Abby. Non ha sofferto. Non ha sentito niente, vero, dottore? Sì, è così, Abby. La sua è stata una morte dolce. Ma troppo presto! Vieni, ti accompagno a casa, su. Prendi un paio di cose e vieni da me. Louise è una donna speciale. Ha vissuto momenti difficili. Lo so, me l'ha raccontato. C'è una persona che è molto interessata a lei, che è saggio non avere per nemico. Qualcuno al quale lei ha già pestato i piedi. Il governatore. Se ha intenzione di restare a lungo in questa valle, se lo tenga buono. Pensi che non sono abbastanza uomo da mantenere la mia famiglia? No, non farlo. Adesso ti accorgerai chi è il padrone in questa casa. No, non la macchina da cucire, no. Non la macchina da cucire, no. Mollala! No! Chi è? Sono il dottor Gills. Passavo di qui e ho sentito qualcuno urlare. A casa mia, con mia moglie, faccio quello che voglio. Sì, è ovvio, è nel suo diritto. Ma io sono un medico e il mio giuramento mi impone di aiutare chi soffre. Violet, di al dottore che stai bene. È tutto a posto. Non ho bisogno di aiuto. Per favore, se ne vada. Chi è il primo? Buongiorno, Louise. Ce l'ha un paio di minuti per me? Ma come, ci passa avanti? Dopo tocca subito a voi. Da ieri non faccio che pensare a lei. Mi dica che si è già promessa al governatore e io mi ritirerò in buon ordine. Per essere qui soltanto da una settimana è stato svelto a cogliere tutte le voci più fantasiose. Si è promessa a lui, sì o no? Il governatore è soltanto un buon amico. Ma ora basta. Ho da fare. Veniamo al dunque. Che buffone. Conosce per caso Daniel e Violet? Abitano giù... Sul sentiero che porta al vecchio mulino? Sì. Che è successo? Lui l'ha picchiata ancora? Ieri sera non mi ha fatto entrare in casa, cosa che è nel suo diritto. E lei ha detto che andava tutto bene. Finché un giorno lui non la massacrerà di botte. Francamente io non approvo chi mette bocca nelle faccende coniugali. Alla fine fanno pace e se la prendono con te.
Alla maggior parte delle persone il destino riserva una vita semplice e forse prevedibile. Provare a cambiarne il corso peggiora soltanto le cose. La vaccinazione non è forse il tentativo di interferire con il disegno divino? Beh, dovremmo quindi accettare le malattie e non combatterle? Ci sono sempre state dalla notte dei tempi. Prenda la peste, la morte nera che ha terrorizzato l'umanità per secoli, fino al giorno in cui è scomparsa da sola. E aspettando che quel miracolo si ripeta, vuole lasciare che il vaiolo mieta ogni anno migliaia di vittime innocenti? Anche la vaccinazione uccide. Salve. Buongiorno. Sa dove posso trovare il dottor Gears? Sono il fratello. Il suo ambulatorio è là, in fondo alla strada, dove ci sono quelle persone. Non lo vorrei disturbare. Sì, allora se segue il sentiero può trovare casa sua, è la prima fattoria sulla sinistra. Mi manca solo il suo nome per essere un uomo felice. Fosse sempre così facile. Io sono Abbie. E io Steve. Uno di questi giorni passerò di nuovo qui e spero di veder fiorire un allegro sorriso su quel suo bel volto. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Qui non dice come perdonare se stessi. Non è compreso nel perdono del Signore? È me stessa che ho perso, non la fede. Molti fedeli trovano la pace nella confessione. Luis, lei è giunta qua 8 anni fa portando un peso nell'anima. E non era solo la perdita di suo marito e di sua figlia. Dia ascolto al suo cuore, Luis. Qualunque cosa la tormenti, si confidi con Dio. E accolga il suo conforto. Non è il conforto che io cerco, padre. Cerco il perdono. Ciao, piccolino! Deve essere il mio giorno fortunato. Una bella fanciulla dopo l'altra. Chi è lei? Non la conosco. Ma io conosco te. Anche se l'ultima volta che ti ho vista portavi i pannolini. Tu sei Alice e io tuo zio Steve. Mio zio Steve di Londra. Hai per caso qualche altro zio Steve? Benvenuto nella Valle delle Rose Selvatiche, zio. Grazie. Che carino. Papà sarà felice di rivederti. Non lo so. Sono passati anni e successe tante cose. Non posso crederci. Steve, da dove arrivi? Direttamente dall'Inghilterra. Credetemi, se fossi venuto a Re mi avrei fatto prima del piroscafo. Non vi abbracciate? Siete fratelli. Fratellastri. Vado a cercarmi una stanza in albergo. Alice ha ragione. Siamo fratelli. E resterai con la tua famiglia. Ho attraversato l'Atlantico per portarti una notizia buona e una cattiva. Prima la cattiva. Papà è morto. Era vecchio e molto malato. Era inevitabile. E quella buona? Ha pensato bene di lasciarci una montagna di soldi. Io non direi buona, è ottima. Fra tante cose, questa è stata la migliore. Emigrare, intendo. In Inghilterra va tutto a rotoli. Londra è sporca e piena di ladri. Qui, invece, la terra di questa valle è fertile e produttiva. Non ancora sfruttata e... Ti intendi di agricoltura adesso?
tentavo soltanto di fare un po' di conversazione. Alice è una ragazzina adorabile. Grazie. Greg, non ci vediamo da quasi 13 anni. Io non sono più il rompiscatole, il moccioso maleducato di allora. Vuoi dire quel moccioso maleducato che ha mentito, rubato? Che ha sostenuto di fronte alla mia matrigna che ero stato io a prenderle la spilla? Il maledetto vigliacco che non ha aperto bocca quando mi hanno cacciato di casa? Mi illudevo che tu mi avessi perdonato. È stato uno sbaglio venire. Ti do una settimana per dimostrarmi che sei cambiato. Nel frattempo, considerati nostro ospite. È il fratello del dottor Gears, ma è molto più giovane e non gli somiglia affatto. No. Si chiama Steve. Ecco qua. Ma chi è che se ne va in giro a quest'ora di notte? Violet! Entrate! Ha spaccato tutto, signora Fulham. Ha cominciato con la macchina da cucire. Poi è passato al vaso di mia madre. Era l'ultima cosa che mi restava di lei. Mi aveva detto che... Sì, certo, rimarrete qui. Abby, puoi metterli a letto? Subito. Andiamo di sopra, bambini. Venite. Noi ci facciamo un bel tè. Grazie. Le medico la ferita. Salve, Louise. Presento mio fratello Steve. Ho già avuto il piacere di una sua accurata descrizione. Buongiorno, Steve. Buongiorno. Salve, Abby. Salve, signor Gears. Vorrei tanto dilungarmi nell'esprimere la mia gioia per questa visita così inattesa, ma a cosa devo questo onore? Violet si è trasferita da me e Alice ha bisogno di qualcuno che le dia una mano in casa. Qualcuno come Abby. Per il giorno. Sa cucinare, lavare, pulire. Persino riattaccare i bottoni. D'accordo. Non ne avvertivo l'esigenza, ma se lei dice che ne ho bisogno. Certo. Ah, visto che è qui, le sembrerà incredibile, ma sono giunto alla conclusione che ha ragione lei. Tra Violet e Daniel le cose non possono continuare così. E come intenderebbe intervenire? Io pensavo di andare lì e dargli un bel calcio negli stinchi. Grazie. Signor Bottoms, venga fuori. Sappiamo che è qui. Le voglio parlare. Dottor Gates, finalmente la trovo. Mi manda il governatore. E che cosa vuole? Tanto Daniel non ci aprirà mai. Capisce una sola lingua, quella del bastone. Questa volta se l'è cavata, ma tornerò. È una promessa. Avevamo un appuntamento? No,
Non che io ricordi. Ho chiesto alla signora Fulham di accompagnarmi per dimostrarle con quanta sollecitudine curo il suo buon amico. Sì, così oltre ad augurarle una buona giornata mi informo sulla sua salute. Diciamo che potrei stare meglio. Ne approfitto per cogliere qualche rosa, se lei è d'accordo. Suppongo, dottore, che lei non sia sposato. No, sono vedovo. Quando nella sua precedente visita ha chiesto il mio aiuto per il suo centro di vaccinazioni, io gliel'ho rifiutato. Presumo che ormai abbia compreso il motivo, data la confidenza che ha con Louise. Lei è un buon medico, dottor Gears, e mi dispiacerebbe alquanto dover rinunciare a lei. Quindi si levi quella donna dalla testa e si cerchi una bella ragazzotta del luogo. Non mi costringa a farle terra bruciata intorno. E che mi dice di Louise? La sua opinione non conta nulla? Sono 5 anni che le faccio la corte. Ho rispettato il suo lutto e atteso con pazienza. E adesso a un passo dalla meta non permetterò che un qualunque medico sbucato così dal nulla me la porti via. Da piccola mio padre me ne costruì una uguale. Scommetto che portava le trecce e le mancava un dentino. Sognavo di diventare maniscalco da grande, proprio come lui. Fa il maniscalco? Faceva, è morto da poco. Mi dispiace. Mi concederebbe l'onore di inaugurare l'altalena? Ma non è per Alice. Anche. Ho promesso che avrei fatto spuntare un sorriso sulle sue labbra. E voglio mantenere la promessa. Pronta? Nessuno può mutare il disegno del fato, solo il destino può farlo. È a lui che talvolta piace cambiare la sorte scritta sul volto degli uomini. Le mogli e non si tendono a quattro. È un vigliacco, Daniel! Tutto a posto. E se torno indietro? No, i vigliacchi non affrontano le battaglie in campo aperto. Ti è fatto male? Non è rotta. Ma un cavallo azzoppato non tira due persone. E tra un'ora sarà buio. Se non accendiamo un bel fuoco rischiamo di morire assiderati. L'ha mai vista la Croce del Sud, Greg? Non si vede spesso così a nord. Scusi se glielo chiedo, è sempre stato così saccente e lo è diventato facendo il medico. Diciamo che alle doti naturali ho aggiunto un certo amore per la lettura. Mio padre era militare, gliel'ho detto, vero? È stato lui a insegnarmi a riconoscere le stelle. Chissà che direbbe vedendomi parlare di costellazioni da sola con un uomo di notte. Potrebbe farmi un favore. Potrebbe sciogliersi i capelli per me.
È così che mi sei apparsa la prima volta che ti ho vista. Cos'è stato? Forse un orso, o forse un lupo. Ma nessuno dei due si avvicinerebbe mai al fuoco. Buongiorno. Buongiorno. Dormito bene? Come non dormivo più da anni. Tieni. Grazie. Ciò che è successo stanotte non si ripeterà mai più. Non sono libera, Greg. Capisco. No, ne dubito. Tu mi piaci. E molto. Te la devo una spiegazione. Non mi servono spiegazioni. Risparmiatele per qualcun altro. Avresti dovuto dirmi la verità prima che mi innamorassi di te. Non so che farmene delle tue spiegazioni ora. Era proprio come lei. Non poteva vedere in giro qualcosa di rotto. Doveva ripararlo. Deve essere stato difficile per lei. Anche mio padre è morto da poco tempo, ma lui era molto vecchio. Ne vuole una? Lei e il dottor Gears siete veramente fratelli. Voglio dire, non vi somigliate affatto. Mia madre era una ballerina di fila. Ha sposato mio padre solo quando lui è rimasto vedovo. Fino ad allora io ero il bastardo. Me lo racconta solo per farmi arrossire. Mi sta dando del bugiardo, Abby? No. Non del bugiardo. Ma del sognatore. In lotta con se stesso e la vita. Chi è lei, un'indovina? Basta saper osservare. Ed essere interessate. E lei lo è. Interessata. Arrivederci. Mi hai fatto stare in pensiero. Si è ferito il cavallo. Abbiamo dormito all'aperto. Chi?
Non dirmi la signora Fulham e tu. Esatto. La signora Fulham e io. Visto, papà? Lo zio Steve mi ha costruito un'altalena. Io gliel'ho detto che ormai è troppo grande per l'altalena, ma non l'ha mollata un attimo da stamattina. L'hai fatta preoccupare. C'è abituata. Sono un medico. Capita spesso che passi la notte fuori. A proposito, Steve, hai già pensato a come investire la tua parte di eredità? Ad essere sincero, speravo che tu non me lo chiedessi. Perché? Sono stato coinvolto in un losco traffico. Sognavo il grande affare. E invece ho perso tutti i soldi. Tutto quello che ti ha lasciato nostro padre? Nonostante tutto, sei stato così onesto da consegnarmi la mia parte. Complimenti. Prossimo! Dottor Gears? Padre Lucas! Sì, ho il suo centro vaccinazioni. Le mostro la casa. Credevo che come Louise non fosse entusiasta della cosa. Ho dovuto seppellire troppi bambini negli ultimi anni e ho dovuto lenire il dolore di troppi genitori. Lei è la nostra ultima speranza. Peggio di così non può andare. Le assicuro che non si pentirà della sua decisione. Ma forse perderò una buona amica. Questo potrebbe essere l'ambulatorio vero e proprio. Mentre là potremmo costruire una sala d'attesa. Eh sì, è perfetta. Quanto mi verrebbe a costare? Provi a fare un'offerta. Non so nemmeno chi sia il proprietario. Ce l'ha davanti. Salve, signor Cassidy. Buongiorno, signora Fulham. Sua moglie sta meglio? Si è ripresa completamente, grazie per il suo interessamento. Che cosa abbiamo qui? Un altro pacco per le missioni del Delta del Gange? I bambini adorano i giochi. Ho qualcosa per lei. Brad? Sì? Vieni qui con quei pacchi. Salve. Buongiorno. Questo è appena arrivato per padre Lucas. Altri libri. Ma che cosa fa? Li divora? Ha qualcos'altro? Avanti, ne approfitti, non sono piedi. È un pacchetto per il dottore, per il nuovo medico, Gears. Certo che a lei non è facile dire di no. Coraggio, dia qua. Aspetti, contiene i suoi vaccini. Vanno conservati al fresco e non vanno agitati. Quindi non gli risbatta in testa, mi raccomando. Le auguro una buona giornata. Conservare al fresco e non agitare. Per avere la certezza che uccidano sempre. Il governatore minaccia di rovinarmi se continuo a fare la corte a Louise. E credo che abbia spaventato anche lei. Si può sapere perché lo viene a dire proprio a me, dottore? Parli con Louise. Non importa cosa c'è stato col governatore. Non deve aver paura, non deve lasciarsi ricattare. Le dica di dare ascolto al suo cuore. Louise è una donna in gamba.
Più intelligente di tanti uomini, anche se ce l'ha con i vaccini. Lei sa per quale motivo? A proposito, il pacco con i vaccini sarebbe dovuto arrivare oggi con la posta. È in ritardo. Oh, signore, avvocato! Oh, niente male. Bravo. Mio padre si è alzato per tornare al lavoro e poi è crollato a terra. Un giorno mi costruirò una casa mia, con una veranda in ferro battuto. Come tutte le maniglie, le ringhiere, il corrimano e i balconi. E un parafuoco per il camino. Lei si intende un po' di tutto. Di palizzate, ferro battuto. Sono fabbro. Un tempo credevo di essere destinato a un glorioso futuro, fatto di studi, grandi orizzonti. Ma da quando sono qui la mia vita sembra aver preso un corso diverso. Ho incontrato una graziosa fanciulla, nella cui anima vedo riflesso tutto ciò che vi è di più nobile e bello al mondo. E che per giunta possiede una cucina. La fucina non è della fanciulla, ma della banca. A domani. Padre. Arrivederlo. Ah, Louise. Sì, padre. Quando è passata alla posta, non è che Arthur le ha consegnato anche un altro pacco? Louise, i demoni che ci tormentano non si sconfiggono fingendo che non ci siano. È soltanto questo che mi ha salvata dalla follia. Per vivere ho dovuto cancellare dalla memoria la causa della loro morte. E adesso mi dovrei innamorare dell'uomo che risveglierà l'incubo. Solo chi è abbastanza forte riceve da Dio i pesi più gravi. Ma è scritto che per non restarne schiacciati, bisogna saper accettare la nostra fragilità. Affronti le ombre del passato, Luis. Solo in questo modo se ne libererà. Sono pronta ad affrontarlo. Ha bisogno di aiuto. Ce la farò da sola. Mi occupo io dei bambini. Tieni. Uno, due e tre. Finalmente, era ora. Vai in casa e preparami da mangiare. Non fartelo ripetere. La fattoria è mia. L'ho ereditata io da mio padre. Hai tempo fino a domani sera per prendere le tue cose e andartene. Che cos'è? Una specie di scherzo? Vedi di sparire o domani ci penserà lo sceriffo. Anni fa c'è stata una grande epidemia di vaiolo in Europa. Solo in Inghilterra e nel Galles sono morte più di 45.000 persone. Il 75% di loro era vaccinato. La vaccinazione non garantisce l'immunità, ma aumenta la possibilità di sopravvivenza. Sono soltanto teorie. Non è mai stato dimostrato che il vaccino protegga dal vaiolo. Perché persone come te impediscono qualunque seria sperimentazione. Con la loro ignoranza creano una sorta di teoria sbagliata e assurda. E poi la rivendono alla gente come se fosse oro colato. Ti sbagli su tutto, ma soprattutto su di me. Quale onore? Ah. Ho deciso di iniettarmi il vaccino questa sera. Sa, in mancanza di un volontario. Ma anche per essere sicuro che il siero sia a posto prima di iniettarlo ai pazienti. Già. Padre Lucas, sono venuto a chiederle nel caso qualcosa dovesse andare storto. È solamente un'ipotesi, ma se la mia Alice avesse chi si occupa di lei,
Sì, certo. Stia tranquillo. Le sarei grato se potesse affidarla a Louise. Dottor Gears, quante probabilità ci sono che lei non sopravviva a questa notte? Per il bene della valle spero nessuna. Il mio è solamente lo scrupolo di un genitore prudente. Questo mi rincuora. Altrimenti le avrei impedito a qualunque costo di provare il siero su di lei. Prima io! Più forte! Sì, spingi! Papà! Lo zio Steve è andato via con tutte le sue cose. Ti ha per caso detto dove andava o quando torna? No, solo che la settimana era passata. Ehi! Tocca a me! Scendi, c'ero prima io! No! Invece sì, avanti, scendi! Ti prego! Dovrei mettere un cartello. Siamo al completo. Alice. Lo so, è tardi. Ma mio padre ha la febbre alta e sta delirando. Io non sapevo da chi altri andare. Alice, dimmi, sai per caso se si è iniettato il vaccino? Ha detto che, in attesa di un volontario, dato che non si fidava di come era stato conservato, voleva prima provarlo su di sé. (Susurra)
Gli resto accanto io fino all'alba. Tu vai di là e cerca di riposarti, così dopo mi dai il cambio. Può morire. Non se riusciamo ad abbassargli la febbre. Forse è un bene che tu non mi possa sentire. Hai fatto una sciocchezza. Anch'io sono medico, anche se non pratico più. Mi occupavo di ricerche di laboratorio. Stavamo cercando un vaccino contro la difterite. Eravamo sicuri di essere sulla strada giusta. Tutto il gruppo si era vaccinato e nessuno aveva avuto problemi. Lo iniettammo anche ai familiari. A Kimberly ed Eric. Non scorderò mai lo sguardo di Kimberly. I suoi occhi pieni di fiducia. Tre giorni dopo erano morti tutti e due. Non ne avevo mai parlato prima. Non l'ho confidato a nessuno. Il senso di colpa finirà per schiacciarmi prima o poi. E tu pretendi che adesso io viva di nuovo quello strazio? Ha superato la notte, il peggio è passato. Ho convinto tutti io a non farsi vaccinare. Se non fosse stato per me, avrebbe di sicuro trovato un volontario. Vada a dormire, Luis. Ci proverò. Buon profumino. Buon appetito. Divorerei un bue intero. Ci credo. Pensavo di doverle dare l'estrema unzione. E invece qua si mangiano interi buoi. Padre Lucas. Ciao, Alice. Padre. Se vuole si serva, qui ce n'è per tutti. Oh, grazie, grazie. Ho paura di aver sbagliato dosaggio. Ma dov'è Luis? È stata con me tutta la notte, mi ha salvato la vita. Insieme al mio angelo. È appena andata via. Qualcosa di urgente da fare. Si accomodi, le preparo un caffè. Grazie. Beh, allora? Louise, che sorpresa. Non mi dica che anche lei soffre di insonnia. Non ho chiuso occhio tutta la notte. L'ho trascorsa al capezzale di un malato grave. Venga. Le faccio preparare un tè. Tè, per favore. Ho una richiesta da farle. Vorrei che lei in futuro non ostacolasse più il dottor Gears. Quindi il malato grave era lui?
Da anni mi sento in colpa per la morte di quelli che erano i miei affetti più cari. E che sempre lo saranno. Non fu una mia negligenza, ma il crudele gioco del destino e devo imparare a perdonarmi. Non serve a niente tentare di fermare il corso della vita. Questo non me li restituirà. E il bel dottore? Lui che cosa c'entra? Greg ha ridato senso alla mia vita. Ma questo non cambia nulla tra noi, perché io me ne vado. Che sciocchezza. Mi attiverò affinché sia lui a essere trasferito lontano. E noi torneremo a quei brevi momenti di serenità che rendevano le nostre vite vivibili. Non è possibile. Non più ormai. Louise. Non posso sopportare di perderla. Se mi ama davvero come dice, mi lasci andare. Ma allora hai la pelle dura. Si può sapere che fine hai fatto? Sto da Abby, alla fucina. Sono stato severo con te. È ingiusto. Vero. Voglio voltare pagina. E farti un'offerta. Ti andrebbe di collaborare con me al centro vaccinazioni? Mi farebbe comodo. Qualcuno con la tua esperienza nell'organizzazione. È gentile da parte tua, grazie. Ma ho altri progetti. Sposerò Abby e rileverò la sua fucina. Cosa? Sì, devo ancora escogitare il modo per coprire i debiti che hai ereditato, ma ho già un paio di idee. Oh, questa è una stupenda notizia. È in assoluto la migliore idea che tu abbia mai avuto. Conta pure sul mio aiuto. Grazie per la seconda indimenticabile notte. Daniel! Qui non si vede. Daniel? Buono, adesso torna. Ha portato via tutte le sue cose. I vestiti, i suoi fucili, persino il whisky. È un vero miracolo. È tutto merito suo, ne sia fiera. L'ho vista alla funzione di stamane. Ho accompagnato Violet e i bambini a casa. Per loro oggi comincia una nuova vita. Voglio andare via. Non importa dove. Solo lontano da qua. Vuole mettere la maggior distanza possibile fra lei e Greg? Ho fatto pace con me stessa e ho capito che ognuno ha il proprio destino. Il suo è lottare contro le malattie, costruire il suo centro. Troppo dolore ci separa. Troppe morti. Sono felice che abbia trovato la sua pace. Ma vedo con disappunto che di fronte alla realtà lei risponde di nuovo fuggendo. Solo chi si è davvero perdonato può aprirsi a un nuovo amore. Perché egli cammina con il Signore sempre al suo fianco. Io lo amo.
Ma non ce la faccio, padre. Ho saputo che la nostra missione in Alaska cerca qualcuno che gestisca la loro scuola. Da subito. Alaska. Più grande era la distanza che Louise poneva fra lei e Greg, colui che minacciava la pace interiore tanto faticosamente conquistata, più lei si illudeva di essere al sicuro, anche se questo le spezzava il cuore. È la decisione più giusta. Lo è davvero. Padre Lucas. Louise è partita, va in Alaska. E per quale motivo va in Alaska? Per dirigere una scuola, ma soprattutto per fuggire da lei. Che cosa? Su, prende il mio cavallo, così la può raggiungere. Presto. Grazie. Vada. Le vie del Signore sono infinite. Apri gli occhi, ti prego. Io ti amo. Solo se ammetti che non è stata colpa mia. E che stavolta eri tu a correre troppo. Vieni. Sto andando in Alaska. No. Piuttosto che rinunciare a vivere la vita con te, io rinuncio ai miei vaccini. No, non ce n'è bisogno. Tu sei un medico e uno scienziato. E tu, allora? Sei un medico anche tu? Ho sentito quello che mi hai raccontato quando pensavi che io stessi morendo. Louise, insieme sconfiggeremo i tuoi demoni. Il nostro amore è forte. Dagli una possibilità. Credici. Io credo nel nostro amore. E credo anche in te. Per questo ti aiuterò a realizzare il tuo sogno. Come collega? Meglio come moglie? Il loro sogno divenne realtà. Costruirono il centro vaccinazioni e altri ne seguirono, finché del vaiolo non rimase che il ricordo.